Israele. Pur essendo entrati in pieno nella terza dose, a quanto pare in Israele i contagi fra i vaccinati continuano a salire. In una intervista rilasciata 2 giorni fa alla TV israeliana, il direttore dell'ospedale di Gerusalemme spiega che ormai i contagiati già vaccinati fra i ricoverati arrivino quasi al 90%. E dice anche chiaramente che l'efficacia del vaccino sta scomparendo. שלום לדוקטור קובי חביב, הוא מנכ״ל המרכז הרפואי הרצוג. שלום סיוון. ורק נזכור, אני מבינה שמרבית החולים מחוסנים, גם החולים הקשים. חד משמעית, מטבע הדברים, אנשים מבוגרים רובם מחוסנים, רוב האוכלוסייה מחוסנת, ולכן כ-90 אחוזים, או 85-90 אחוזים המאושפזים אצלנו הם חולים שעברו את החיסון באופן מלא. כן, החיסון לצערי, כמו שמדברים, היעילות שלו מתפוגגת, יש כבר התפרצויות בבתי חולים. חולה אחד מדביק מספר רב של אנשים, זה לא פה ושם, וכמו שדיברנו מקודם, היעילות של החיסון ממש מתפוגגת. L'efficacia del vaccino sta scomparendo, lo ha ripetuto 2 volte. E i vaccinati si infettano come i non vaccinati e contribuiscono ad infettare tutti gli altri. Però da noi le notizie su Israele curiosamente sono molto diverse. Secondo Guido Rasi, ex direttore dell'EMA e oggi braccio destro di Figliuolo, in Israele la percentuale dei vaccinati che vengono ricoverati sarebbe minima, solo il 13%. Sentite con quale sicumera Rasi ci rifila questi dati. È vero che i vaccinati possono infettarsi e infettare. Diciamola la verità. Per esempio sul caso Israele, visto questo è vero. A Israele allora sono il 13% dei vaccinati contro l'87% dei non vaccinati, quelli che si ricoverano. Peccato, appunto, che Rasi sia appena stato smentito dal direttore dell'ospedale di Gerusalemme, che parla di cifre ben diverse. Rasi, i vaccinati sono l'85-90% dei ricoverati, non il 13, come dice lei. Lo vedete come ci mentono spudoratamente quelli della nostra sanità? E poi si stupiscono che la gente non si fidi più di loro. Chissà come mai.